Le Olimpiadi 2026, il crescente interesse per gli sport ecosostenibili, i giovani da avvicinare alla pratica sportiva. Un'ora di confronto a tutto campo online, resa possibile dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, che ha visto la partecipazione straordinaria di Giovanni Malagò, presidente del CONI. Punto di partenza il libro Dio abita all'ultimo piano di Roberta Orsenigo, dedicato a Marco De Gasperi, 6 volte campione iridato di corsa in montagna. È un momento che dedichiamo volentieri allo sport, che dedichiamo alla scuola che si impegna per lo sport e che vuole tornare a fare sport, perché noi abbiamo anche 2 licei sportivi. Sergio Schena, consigliere d'amministrazione delle Olimpiadi 2026, ha sottolineato il ruolo chiave svolto da Malagò. Oltre che fare tanto per lo sport in Italia, sta facendo, vi garantisco che sta facendo tantissimo per la Valtellina, per le Olimpiadi, perché ha proprio la Valtellina nel cuore. È vero, ce l'ho nel cuore, perché è partito tutto da un'idea, da un brogliaccio, proprio da un foglio di carta bianca in cui Milano con le sue montagne non si debbano offendere gli altri, ma è la verità della Lombardia. Abbiamo pensato a sostenere una candidatura olimpica in quel momento, ci davano, non dico del matto, ma molto di più, perché sembrava veramente una follia solo immaginare quello che poi siamo riusciti a ottenere. La provincia di Sondrio ha grandi carte da giocare, ma Malagò ne è convinto. Sapete una cosa che veramente mi ha entusiasmato? È il viaggio da Livigno a Milano, nel vedere come hanno costruito queste vigneti, ve lo giuro, con questi terrazzamenti, ma è una cosa meravigliosa, sembra veramente un quadro. Chapeau, complimenti. La Valtellina è molto molto cresciuta anche nella qualità dei vini che fate. Su Marco De Gasperi, il presidente del CONI, non ha dubbi. Io penso che Marco sia a tutti gli effetti un super atleta. Marco De Gasperi, un caso emblematico di atleta capace di restare ad alti livelli per tanti anni, come sottolineato da Paola Vago, docente di scienze motorie alla Cattolica di Milano. Adesso diciamo che guardo di più al voler tentare di avvicinare i giovani a questa disciplina, quella della corsa in montagna, dello sport in montagna. E ecco, diciamo che ricevere anche questo tributo da parte del presidente Malagò, che sono veramente felice.